mattino il tucano e la torta troppo grande. C'era una volta un tucano di nome Tino che viveva in una tranquilla foresta tropicale. Tino era famoso per il suo becco colorato e per la sua incredibile abilità nel trovare cibo gustoso. Un giorno, mentre volava tra gli alberi, Tino scoprì una torta gigantesca sotto un grande tamarindo. «Che torta enorme!» esclamò Tino, osservando la torta con occhi spalancati. La torta era alta quanto un tronco ed era piena di tante fragole, tanto cioccolato e tantissima panna. Tino chiamò tutti i suoi amici: Tito il tapiro, Tina la tartaruga, Tommaso il tamandua e Teresa il tucanetto. Tutti insieme cercarono di mangiare la torta, ma era davvero troppo grande. Abbiamo una soluzione, disse Tino. Dobbiamo pensare a qualcosa di divertente. Decisero di organizzare una gara. Chi avesse mangiato più torta in meno tempo avrebbe vinto un trofeo fatto di tamarindi. La gara iniziò e subito tutti cominciarono a mangiare con entusiasmo. Tito mangiava piano, Tina con calma, Tommaso con la lingua lunga e Teresa a piccoli morsi. Alla fine della gara tutti erano sazi e felici e la torta era quasi finita. Vinse Teresa, che aveva mangiato più di tutti. Ma tutti furono contenti di aver partecipato. Tantissima torta e tantissimo divertimento, disse Tino, mentre tutti applaudivano Teresa e ridevano insieme. La foresta non era mai stata così felice e piena di risate.